Grazie Presidente. Io devo dire di essere veramente felice degli interventi del Partito Democratico a favore del decimo municipio, specialmente poi quando parlano di ripercorrere la storia del municipio. E per cui oggi io credo che presentare degli emendamenti sia cosa buona e saggia, però vorrei ribadire che comunque questa amministrazione sta facendo moltissimo. E sta continuando a mettere risorse in un territorio importante, un territorio che è stato massacrato dal Partito Democratico, questo lo devo ricordare, lo devo sottolineare. E quando dico massacrato parlo di quella che oggi non possiamo più chiamare mafia capitale, però parlo di arresti e di presidenti del municipio che, a quanto pare, sul verde e su alcune situazioni legate alle spiagge si davano ben da fare. Dopodiché è chiaro che fa piacere che vengano presentati emendamenti, però va anche riconosciuto il lavoro che sta facendo questa amministrazione per quel territorio. E ribadisco questa amministrazione e questo movimento, perché io ancora devo sentire qualcuno del Partito Democratico che sostiene un attimino quello che sta facendo il prefetto Vulpiani in quel territorio. Non una parola, non un comunicato stampa, nulla, il nulla da parte vostra a favore di qualcuno che sta ripristinando la legalità su quel territorio. E non vorrei che questo venga fatto per fini elettorali, perché così si raccatta una manciata di voti di quelli persi, tanti persi in quel territorio. Allora, portate gli emendamenti, portate gli ordini del giorno, ma aprite anche la bocca e parlate di quel territorio e sostenete chi in questo momento sta ripristinando la legalità. Grazie.